Siamo dalle 5 e mezza, 6 meno un quarto. La situazione com'era appena si è verificata la frana? Un po' di disagi. Una devastazione, una cosa imprevedibile. Qua siamo stati colpiti, qua dietro vicolo via Casaperna è stata colpita da una frana a monte, quindi abbiamo dovuto spalare sabato verso le 20 con i mezzi che avevamo e cercando di evitare quanto più possibile i danni. Fortunatamente i danni limitati e soprattutto non ci sono problemi per le persone, tutto qua. Tanta acqua tutta all'improvviso, quindi ha provocato le frane che vedete. Poi ci erano macchine una sopra all'altro, quindi scene che non si vedono tutti i giorni, meno male. Ora purtroppo siete anche isolati, continuano i disagi. Questo è già da un bel po', perché dalla parte di Maiori ormai è tempo che non ci si passa più. Verso Salerno, almeno noi residenti fortunatamente con qualche disagio ci fanno passare. I terrazzamenti che sono venuti giù, perché l'acqua ha mandato giù tutti, un B&B che sta più su è stato distrutto, quindi una calamità naturale veramente.